Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli carissimi, il dono pasquale dello Spirito Santo ci ha convocati anche oggi per ricordare tutti i benefici che Dio, nostro Padre, ci ha fatto e per spingerci a rendere grazie a Lui. Sta terminando per tutti noi il tempo faticoso, duro, della lontananza forzata, dei distanziamenti, e se ne sta aprendo uno nuovo nel quale, con ancora maggiore creatività e delicatezza, potremo rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. All'inizio di questa celebrazione invochiamo il dono del Paraclito che rinnovi i nostri cuori e le nostre menti. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono dello Spirito, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, datore di ogni dono e speranza del genere umano, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di gioia in odore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quanta solitudine ha abitato la famiglia umana in questi due mesi di reclusione, di pandemia. Quanta solitudine e dunque quanta impossibilità di confronto si è diffusa nella vita di tanti. Penso a persone anziane, sole nelle loro case, penso a giovani lontani dalla famiglia, persone forse separate dall'ex coniuge,
ogni giorno guardarsi allo specchio e trovare solo in se stessi un interlocutore con cui andare avanti in questa pagina così faticosa della storia, della vicenda umana. Ma forse anche tante persone, pur avendo accanto a sé i propri cari, la propria famiglia, ha sentito il peso di una solitudine generata dal non potersi confrontare con gli amici, con gli affetti, con coloro con i quali abitualmente nel dialogo ci si apre e si ha la possibilità di trovare punti di vista nuovi su di sé. Quanta solitudine anche in tanti di noi credenti che non hanno potuto trovare il dialogo necessario con la comunità cristiana, che speriamo sia, senz'altro dovrebbe essere, il luogo per eccellenza, nel quale, come ricorda Pietro, con ogni delicatezza e rispetto, però ci viene offerta anche una verità schietta noi stessi, sulle nostre vite, sui nostri cammini. Quante solitudini. Ma in realtà queste solitudini sono state lo spazio nel quale il Signore ha potuto realizzare la promessa che abbiamo sentito nel Vangelo. Io non vi lascerò orfani, verrò da voi. Il Signore in questi due mesi, in forme diverse rispetto a quelle alle quali forse eravamo abituati, attraverso la liturgia, i sacramenti, attraverso cammini associativi, penso soprattutto ai ragazzi della GESI, dell'Azione Cattolica e gli altri gruppi, abitualmente si incontrano con il Signore, o quantomeno ne sentono la vicinanza. Bene, in questo tempo di solitudine è stata proprio questa realtà, lo spazio, nel quale il Signore ha realizzato il suo venire, e il suo venire come dono di un altro paraclito, cioè di una voce gentile, capace di spronarci all'autenticità e la comprensione di noi stessi. In fondo il paraclito, anche letteralmente, è proprio questo, colui che viene vicino e, laddove è necessario, difende, laddove ce n'è bisogno sprona, laddove è il caso sgrida. E così ha fatto il Signore con noi, con la voce del suo Spirito. E allora, se da un lato è vero che questi due mesi sono stati mesi di solitudini, dobbiamo anche riconoscere che questi mesi sono stati mesi di lavoro intenso da parte del Signore verso ciascuno di noi, verso le nostre vite, verso le nostre storie. E anche se noi non siamo stati in grado di riconoscerlo o di vederlo, perché forse anche noi, come il mondo, abbiamo gli occhi troppo fissati per terra, Gesù l'aveva detto, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Allora forse qualche scintilla di questa luce eterna, splendore, magnifico del Padre, che abbiamo cantato anche la notte di Pasqua di fronte al cielo nuovo, acceso, incensato, ecco, qualche scintilla è brillata nei nostri occhi. E ora queste scintille siamo chiamati, a partire da domani, a condividerle per fare scoppiare l'incendio di un'umanità nuova, cioè di un'umanità capace di abitare le solitudini degli altri.
nel silenzio, nella solitudine, nel dolore, hanno lasciato la nostra famiglia, il nostro quartiere, la parrocchia, soprattutto i loro cari, la moglie, la sorella. E forse noi non possiamo esimerci nel prenderci la nostra responsabilità, circa l'inadeguatezza, ad abitare quella loro solitudine. È sempre facile scaricare il barile dicendo ma senz'altro sarà stato un po' depresso, senz'altro sarà scattato qualcosa in lui, certo, forse, non lo sappiamo, non possiamo dirlo. Senz'altro possiamo dire miserere, me, Deus, abbi pietà di me, Signore, perché non ho saputo abitare quella solitudine. Mentre tu eri là e là realizzavi la tua parola, ecco, verrò da voi. Torneremo a messa domani, e con quale carico di umanità ci torneremo? Con quali solitudini abitate ci torneremo? Ognuno può rispondere per se stesso e solo per se stesso. Senz'altro può rispondere anche chiedendosi se ha abitato le solitudini altrui, come il Signore abita le nostre. Allora chiediamo veramente la grazia che, ricominciando in forme nuove, anzi io direi non ricominciando ma incominciando un nuovo cammino, certo senza rimuovere quel che è stato, ma un nuovo cammino con nuovi modi di esprimere la nostra fede, di cantare la nostra gioia, di accompagnarci alla solitudine altrui. Ecco, da domani in questo nuovo cammino sappiamo essere più umani, più fraterni, più vicini gli uni agli altri. Guidati dallo Spirito che nelle nostre coscienze, con gemiti inesprimibili, chiama Abba, Padre, professiamo insieme la nostra fede nella gioia del canto.
Leviamo al Padre le nostre preghiere, chiedendogli il dono dello Spirito Paraclito, perché animati dalla sua forza possiamo andare incontro ai fratelli con gioia e fiducia. Diciamo insieme: donaci il tuo Spirito, Signore. Donaci il tuo Spirito, Signore. Preghiamo perché nei nostri cuori possa prevalere la speranza al posto della paura e possiamo vivere questa nuova fase di apertura con responsabilità nei confronti di noi stessi e degli altri. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Preghiamo per tutti noi parrocchiani e i nostri sacerdoti, perché possiamo continuare a sentirci comunità anche in questo momento di lontananza e perché nessuno si senta solo o trascurato. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Preghiamo per le associazioni e i gruppi parrocchiali, perché all'interno di questi gruppi ci si possa prendere cura gli uni degli altri e si continui a camminare insieme. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Per tutte le persone coinvolte nell'emergenza sanitaria, per i malati e le loro famiglie e tutti coloro chiamati da Papa Francesco, i santi della porta accanto, che si spendono per dar loro sostegno, preghiamo affinché possano trovare nella fede rifugio e consolazione. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Preghiamo anche per Daniele, Ivano, per la loro famiglia, perché il Signore doni a chi ha lasciato questo mondo la vita eterna e a chi è rimasto qua giù la consolazione e la pace. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Ora nel silenzio, ognuno, anche da casa, può aggiungere la propria preghiera, la propria solitudine, quella dei propri cari, e metterla davanti al Signore affinché la colmi, la faccia fiorire con la presenza del Paraclito, del suo Spirito. O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato a vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domanda ragione della speranza che è in noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché, rinnovati nello Spirito, possiamo rispondere sempre meglio all'opera della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. Che cosa buona e giusta. E veramente, cosa buona e giusta
nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia, sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendere perfetto l'amore in unire con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e Dio e tutto l'Orecchio del Lotale. Ricordati dei nostri fratelli, che
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i difunti che si affidano alla tua clemenza, aumenti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Dona la sua parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre Dio, San Giuseppe Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo furono credenti, e in Gesù Cristo tuo Figlio, candelmo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, Paraclito, con la luce, la gioia e la forza che ci vengono da Lui, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
Dio, grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Da domani ricominceremo le messe in chiesa con tutte le persone, con il popolo di Dio. Gli orari saranno quelli consueti, nei giorni feriali alle 8:30 la mattina, alle 19 alla sera. Non sarà celebrata la messa dalle suore, ma soltanto nella chiesa grande. Gli orari della domenica, invece, o dei giorni festivi, saranno alle ore 9:30, 11, 18:30 e in più, visto che la chiesa è a capienza limitata, anche alle 20:30 alla domenica sera. Allora, se andate via nel weekend, ritornate e potete fermarvi per la messa e anche fare presente questa messa in un orario che speriamo, abbiamo scelto così col consiglio pastorale, possa essere un po' strategico e di servizio veramente a tanti. Come avete visto, quest'oggi a celebrare insieme a me e ai ragazzi che erano presenti qui, che vorrei ringraziare in modo speciale, in particolare oltre a chi ha letto e ha preparato le preghiere dei fedeli, Alice e Francesco, anche per la fedeltà, Nicola, che ha curato la trasmissione di tutte queste nostre messe, e anche Giulia, che ha animato la musica e il canto di queste nostre celebrazioni, quindi grazie di cuore a loro. Dicevo, quest'oggi avete visto con me, anche il diacono Roberto, c'era un sacerdote, un presbitero di cui forse non avete mai visto il volto. Si chiama Don Gigiù, abita qui in parrocchia da noi da giovedì scorso e è venuto per darci una mano nelle varie incombenze pastorali che non appena potremo ricominciare la nostra vita un po' più ordinaria, ecco, potranno essere portate avanti. Quindi gli diamo il nostro caloroso benvenuto, sperando che possa sentirsi veramente a casa, pur essendo a molti chilometri da casa sua, perché viene dalla città di Cochin, nello stato del Kerala, nel sud dell'India. Una città che forse conosciamo perché già Don Sevier veniva da là e lo conosciamo perché è stato cappellano qui per diversi anni, gli ultimi tempi di Don Lino. Ecco, invochiamo su tutti noi la benedizione del Signore, con l'augurio veramente di rivederci e ricelebrare insieme, ma celebrare con un cuore nuovo, portando la nostra umanità, appunto, trasformata anche da questo tempo così particolare, ma abitato appunto dal Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna ed una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E per chi ci sarà, a domani.